Gianluca Donato e Christian Zorzi hanno provato per Icarus 2.0 il passo di Campolongo, la breve salita che apre il percorso della Maratona delle Dolomiti. Il Campolongo è anche l'unico passo che viene scalato due volte, dopo 4 e dopo 55 chilometri, sembrando ogni volta due passi diversi. Passo Campolongo lo si affronta due volte nella maratona, è la prima e la quinta salita. E sono due Campolongo completamente diversi. Uno dopo 5 km, l'altro dopo 55 km. Uno dopo una leggera salitella dalla Villa Corvara e l'altro dopo la lunga discesa del Gardena. La salita non inizia mai al chilometro zero dell'ascensione, ma inizia prima, vero Christian? Sì, inizia molto prima e diciamo che questa è anche una delle salite più pedalabili della maratona, molto veloce fin dall'inizio, sia la prima volta che la si pratica e anche nella seconda successivamente ai quattro passi. Icarus 2.0 e Gianluca Donato scelgono ogni volta tre punti che caratterizzano una delle salite della maratona. Questi quelli del Campolongo, i tornanti iniziali, caratterizzati da frequenti cambi di ritmo, il piano centrale, tratto che potrebbe ingannare, il drittone verso il passo, che al secondo passaggio può creare qualche problema. È una salita un po' strana perché è un po' aritmica. Ha una prima parte dove non riesci a trovare un ritmo costante, tornanti, strappettini. Si inganna molto, anche perché ci sono questi tornanti stretti all'inizio che ti fanno pensare di fare tanta velocità, invece alla fine spezzano molto il ritmo. I drittoni non sono proprio gli amici dei ciclisti, perché ingannano. 500 metri, un chilometro, sempre dritto, non riesci mai a percepire la pendenza. Specialmente quando sei affaticato che non riesci più a trovare il rapporto giusto e inizia un po' lo sconforto psicologico. Il consiglio migliore per i due Campolongo è quello di scaldare la gamba nel primo, non esagerare, trovare ritmo e soprattutto rompere il fiato. Nel secondo utilizzarlo quasi come un recupero, anche se in salita. Sì, effettivamente ci vuole un po' di esperienza, diciamo che è capitato anche a me la prima esperienza con la Maratona delle Dolomiti, di dare tutto al primo Campolongo, la prima volta, al primo passaggio, successivamente col Pordoi, il Sella, il Gardena, e poi ritrovarmi di nuovo qua sul Campolongo, già in affanno, e successivamente stentare nelle salite successive, perché appunto è una salita veloce, pedalabile e inganna moltissimo. Seneca diceva che il destino di una persona salita tanto in alto è precipitare. Alla Maratona delle Dolomiti, probabilmente, non serve salire troppo in alto o troppo svelti, ma prendersi il proprio tempo per salire e altrettanto per scendere.